sponsored by Costa Marina, restaurant e wine bar, appartamenti per vacanze a Peschici Gargano, www.costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare, www.valassifef.it. Ramafluid Parker Store, oleodinamica, pneumatica, automazione, ramafluid.com. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Sciabulecco, Japanese Fusion Restaurant, sciabulecco.com. Allora, immagino, ovviamente, però sto dicendo immagino, vi prego però di riportare quello che dico, perché qualche volta non è proprio così, però vabbè, a bande le polemiche ormai non servono a nessuno. Allora, immagino che volete sapere, credo, il presidente cosa fa, non fa, è vero, se ne va, rispondetemi se questa è una delle vostre domande. Sì, sì. E questa... Certo, buona... Allora, io vi posso dire fino a dove arrivo e dove posso arrivare. È chiaro che poi io non sono nella testa del presidente, questo lo capite tutte. È pur vero che forse lo vedo più di tanti altri, anche se ultimamente lo vedo molto meno. Allora... Quello che posso dichiarare io è semplicemente questo: come voi sapete, il presidente si è dimesso. Chiaramente pare, da quello che ne so io, attenzione, non è che mi ha detto a me questo, però da quello che capisco pare che lui vuole continuare nella sua dimissione, cioè nel senso, avete già capito, non so domani, dopodomani, se qualcuno aspetta che lui rientri. Da quello che so è fermo sulla sua decisione, lui dell'Ecco non vuole più sapere nulla, avete letto, avete scritto, ok. La domanda, ecco perché dicevo, se mi facciate le domande forse è più facile, quale può essere? E l'Ecco cosa succede? No? Mi sto facendo le domande e le risposte, però se le facciate voi cosa... Vabbè, comunque, questa è la domanda. Allora, io posso parlare ovviamente a nome dell'Ecco. Secondo me, fino a gennaio si va avanti come si è sempre andati, cioè perdendo, vincendo, poi questo li chiedete al mister, io non voglio neanche entrare. La famiglia di Nuno non si è dimessa, attenzione. Cioè, abbiamo due vicepresidenti che voi conoscete bene, di cui io mi interfaccio, parlo, discuto, chiamo, telefono, e vi posso garantire che è l'unico che si è dimesso, il presidente. Ovviamente mi interfaccio con Gino, con l'altro figlio e via. Quindi la famiglia c'è. Questo cosa vuol dire? Il presidente si dimette la famiglia? Sì, non si è dimessa la famiglia, perché se si dimette la famiglia di Nuno, secondo me è grave. Questo è successo già a Seregno. Quando lui si è dimesso, dopo, poi dopo alla fine era vero, poi hanno scritto, ha dichiarato che la famiglia di Nuno esce fuori dalla Seregno. Oggi non c'è questo. Quindi deduco, penso, perché vi ripeto, lui è un pezzo che non riesce neanche il mister, per quanto mi riguarda, o sbaglio a parlare, non perché non parliamo, perché non vuole. Si è chiuso nel suo silenzio, dice non voglio sapere niente, si prosegue con i due vicepresidenti. Punto. Immagino che qualcuno dirà silenzio stava perché non è giusto e sbagliato. Non entro in polemiche e non ho intenzione, ve lo dico chiaro perché credo che sapete meglio di me che i problemi oggi sono altri. Ecco, quindi silenzio stampa. Il silenzio stampa, ovviamente, che è stato indetto da qualcuno, ma immagino da qualcuno che è in cielo, no? Quindi immaginate, non certo è arrivato Todeschino, il mister o io. È chiaro, io poi ho delle direttive. Non sono, come diceva lui una volta, che io ho detto che sono, questa è una battuta, azionario, io non sono proprio nessuno azionario dell'Ecco, ci mancherebbe pure. Però questa, vabbè, non c'entra niente, non scriverla, questa è una battuta. Voglio dire, quindi noi andiamo avanti come sempre. La direttiva è i giocatori. Abbiamo cercato di proteggere un po' il giocatore. È stato sbagliato, è stato giusto. Io non vado nel merito perché... Ma pare che il silenzio stampa è stato indetto per proteggere un po' lo staff, un po', vi ripeto, poi decidete voi, sbagliato o giusto, non lo so, però l'indole era questa. Passo un'altra roba che è questa. E allora i giocatori. I giocatori per oggi, poi vedrà il mister, mi pare che si allenano benissimo, sono tranquilli. Ma perché sono tranquilli? Perché io, non mi dite adesso quando ho parlato... Se no vi dico una bugia, quello che sta due giorni fa, martedì o mercoledì, se non ricordo, mi pareva doveroso da parte mia, ma non perché io sono il più bravo, perché c'è il direttore dietro, ma lui è squalificato, sapete benissimo che lui non può parlare, quindi se no c'era anche lui. E ho detto ai giocatori, testuali parole, per favore andiamo avanti, cerchiamo di vincere, le solite cose, no? Cerchiamo di vincere, magari vincendo qualche partita più di uno, di tre, le cose migliorano, ma questo lo sapete tutti, cioè sai, la vittoria toglie le polemiche.
state tranquilli, ma siccome conosco forse bene i giocatori da un po' di anni, è chiaro che lo sapete meglio di me che problemi sono i soldi. Ma che dico giusto, non è una critica, attenzione, perché chi ha famiglia e figli mi pare giusto che sappia, no? Visto che il presidente, se non era, aveva detto non pago più, no, no, no. Allora li ho assicurati dandogli la mia parola che gli stipendi vengono pagati, a parte che sapete che ci sono dei contratti, però non entriamo perché è inutile star lì, però che loro perciperanno il loro stipendio regolarmente a dicembre, quello che è, e quindi vi devo dire la verità, ho visto un attimino la faccia un po', no, ovviamente cambiate dei ragazzi. Questo cosa vuol dire? Che prima non davano e adesso danno? No, no, però è chiaro che arrivo, dico, vi devo parlare, insomma, questi in un attimo erano lì un po' sbigottiti. Quindi la situazione della società, non mi chiedete tecnico, poi ci pensa lui, è questa oggi. Funziona, va avanti, con bene o male, questo non è a me giudicarlo, gli stipendi sono assicurati, i giocatori hanno capito che, ma questo lo dite tutti i giorni anche voi, bisogna cambiare un po' rotta, bisognerebbe vincere. Se volete sapere sul mister cosa ne penso, ma non c'è dubbio, ve lo ridico, non me l'avete chiesto, è un grande lavoratore, se è bravo o cattivo il campo parla, però devo dire che ha ricostruito un gruppo dove io oggi, cosa vuol dire? Che prima no, attenzione, non mi interessa il passato, è il passato, a me il calcio è questo, però è un gruppo, voglio dire, nel morale abbastanza su, lo vedono tutti, il mister ha indotto, lo sapete ma ve lo dico, che tutti i sabati pretende, vuole, chiede permesso perché si paga, che andiamo a mangiare, vanno, io spesso non vado la sera, ma il sabato sera, tipo stasera, il mister li porta a cena per farli stare a fare gruppo, credo che il gruppo, secondo me, è molto compatto. Poi si vince, si perde, tecnica, non giocano, c'è qui il mister che vi parla. Ti ringrazio, adesso possiamo fare due domande a Mario, no? Chiudiamo, sì. Spero non tecniche. No, no, no. Il presidente ha detto che vuole che molti se ne vadano. Molti? Molti. Giocatori. Allora, però è un po' tecnico. Allora, il presidente ha detto, no, io capito, io oggi se ti rispondo, chi va via? Non lo so. Cioè, non è che ti posso dire Bonacina che davanti se ne va oggi, lui se ne va domani. Io non lo so. Posso dirvi che sicuramente, ma questo siamo d'accordo, il ministro l'ha già detto mica una volta, non è un gruppino da tenere tutti, perché se contiamo 28, 26, quanti siamo, non mi ricordo, 28, 28. No, mi sembrano un po' tanti, ovviamente. Poi è chiaro che se la situazione, vi ripeto, resta tale, cioè l'ECO va avanti comunque, se il presidente si dimette l'anno prossimo ancora dimissionario e l'ECO va avanti, ma parlo di vicepresidente e via dicendo, credo, immagino che a dicembre, con in testa poi questo ci penserà il mister col presidente, ci saranno delle scelte, ci sarà qualcosa da sfoltire, anche perché se si pensa, attenzione, non lo so, di far arrivare, e mi auguro se dovesse arrivare qualche giocatore di categoria, è normale che non è che compriamo uno e ne teniamo 29, se no torniamo a 30, l'avete già scritto, quindi... Secondo me penso che qualcosa bisogna sfoltire. Poi, signori, a dicembre magari non ci sono più neanche io qua, quindi non lo so. Però pare che potrebbe essere questa l'idea. Poi chiaramente penserà molto anche, credo, il giudizio del mister. Da quello che ho capito, la famiglia di Nuno va avanti fino a fine campionato, comunque garantisce... Ma allora io, se vi dico questo, poi dopo domani sono smentito perché arriva qua magari Gino. Villani, queste sono battute, basta, me ne vado. Io vi posso dire che oggi, gennaio, anche perché siamo già a dicembre, no, ormai è un mese, sì. Paghiamo gli stipendi, paghiamo tutto, a parte che ci sono i contratti. Quindi credo, ma ripeto credo, però non sono io quello che può dire di Nuno rimane, la famiglia di Nuno rimane o se ne vanno. Oggi... E questo, ed è giusto che qualcuno ha scritto i tifosi, è giusto che sappiano, io sono d'accordissimo, oggi la situazione è questa, dimissione del presidente, la famiglia va avanti, quindi abbiamo quello che serve, vi faccio una stupidaggine, io devo comprare delle bende, non sono andato a dire giù ai ragazzi, signori, no, altri non paga nessuno, non so se mi sembra chiaro, ho detto chiaro, si compra, fatemi le fatture, si paga, quindi... Presidente dimissionario e la sua idea, ve l'ho detta che la ve la ripeto. La famiglia c'è, il presidente oggi, ancora oggi, ieri, dice basta.
Quindi, se poi, signori miei, non ci vorrebbe la bacchetta, ma se poi a dicembre, a gennaio, dal punto di vista tecnico, col presidente missionario, con Gino, che quest'anno è stato segnalato un po' più ai margini rispetto all'anno scorso, dal punto di vista... Ma scusa Bonetti, io non so cosa tenete ai margini, però no, io vi posso rispetto dire rispetto all'anno scorso magari un po' meno filtro rispetto... No, ma allora il problema non è vero, perché io, se ti faccio vedere, parlo spesso volentieri con lui. Non disinteressato, No, no, beh, è chiaro. No, no, però non è che voglio smentire, però... Secondo me no, perché allora Gino, voi sapete che si interessa molto alla Beretti, no? Sì. A chi io sono il responsabile della Beretti? Sono il direttore generale, è ovvio, lo sapete come funziona. Però se io vi dico che ne so quanto ne so della prima squadra, vi dico una bugia. Tanto è vero che c'è Pennati che è il responsabile della società. Ieri io ho fatto una riunione con i ragazzi, ma non per robe tecniche, perché il campo lo lasciano acceso, spento, no? Ma c'era Pennati, voglio dire, quindi... Certo, poi mi chiedono, spendiamo questo, me lo chiedono, però secondo me Gino non è stato un po' defilato, è chiaro, c'ha anche la Beretti, è ovvio che magari delle cose che si possono risolvere in sede o viceversa, te li lascia anche, capito? Chiaro che c'è stato l'anno che magari era meno interessato la Beretti e quindi dava qualcosa di più, però se io lo chiamo e dico il Lecco piove, bene. Stiamo parlando perché giù arriva l'acqua, una battuta, vi posso garantire che non ho chiamato neanche il presidente, ma non perché non ci parli, ci parlo. Allora, Gino, cosa facciamo? Aggiustiamo? Cioè, uno defilato mi dice, non lo so, parla con mio padre, tanto per te. E io mi ha detto, no, vediamo cosa può... Cioè, voglio dire, secondo me c'è, forse si vede o si sente un po' meno, allora sono d'accordo con te, però vi garantisco che è un punto di riferimento, quindi c'è. Certo.